È il terzo round e no, non è un incontro di box. Provi la franca e vanchiglia, è la terza sfida in un mese tra le due rivelazioni della passata stagione. E se l'anno scorso sono stati Villans a vincere il duello finale, in questa stagione per ora sono stati torinesi ad avere la meglio in coppa. Oggi però è campionato, cambia tutto ed è tempo di vendetta sportiva. Buon pomeriggio a tutti dal Villa Park, da Umberto Lai, pronto a raccontarvi Provi la Franca Vanchiglia, la terza giornata del girone B di eccellenza. E ora verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano. Primo pallone che sarà del Vanchiglia, inizia ora il match, allora divertiamoci! Con Bissacco che cerca subito il lancio lungo sulla destra, sbaglia le misure, prima rimessa laterale per i Villans. Calcio d'angolo che verrà battuto da Paciuti con il sinistro a rientrare nell'area di rigore, dove c'è Favu liberissimo che di testa va vicino al gol dell'1-0, 5 minuti, prima palla gol per i Villans. Reca la restituisce in qualche modo a Venturello e allora serve Paciuti che ha spazio sulla destra con il destro, serve Vergnano chiuso in qualche modo da Campazzo che la meglio in mezzo a tre, grande uscita poi De Vincentis, l'allontana male dove c'è Reca col sinistro, grande movimento di Bandirola col destro e grande parata di Zamariola, grande azione Villans e grande palla però del visionario Cristian Reca. Bandirola ha avuto la chance dell'1-0 ma Zamariola ha detto di no. Buona. Bandirola, grande sponda del numero 9 per Finocchiario che passa in qualche modo in mezzo a due, poi serve il verticale Caschetto, scivola Bussi e allora spazio di fronte a sé Caschetto, rientra sul destro, saltato Bagnulo, poi calcia, Zamariola para, due volte Caschetto, due volte col destro, non segna il gol dell'1-0, ancora Villas molto pericolosi, inizio molto convincente della squadra di Bosticco. Abbiamo superato la metà del primo tempo, De Vincentis per Campazzo di petto, allontana col sinistro, svirgola un po' il numero 4 del Vanchiglia, poi una sponda di Palumbo effettuata molto bene di testa per Bissacco, il capitano amministra la sfera di gioco, ha spazio per correre, serve Palumbo verticale, poi anche lui molto bene sulla destra per Betancourt che rientra sul sinistro, non tira, serve Bissacco, lui ci prova, Franceschi quasi in bagher, gli nega il gol dello 0-1, prima conclusione anche per gli ospiti. Con Franceschi che non è riuscito a tenere il pallone in campo, allora sarà calcio d'angolo per il Vanchiglia con Betancourt alla battuta con il sinistro a rientrare nel rigore, soliti movimenti, Palumbo libero sul secondo palo, stoppa il pallone, lo calcia male, si resta sullo 0-0. Rimessa laterale affidata a De Vincentis che serve Bissacco, troppo frenetico, sbaglia, Reca chiude, poi Paciuti all'indietro per Reca, lui in avanti per Caschetto, grande intesa dei Villans che serve Bandirola verticalmente in mezzo a due, scivolata di Bussi e poi Caschetto ancora in qualche modo, confusione al centro del campo, Caschetto interviene un po' bruscamente sull'avversario, su Bayat, con l'arbitro che estrae il primo cartellino del match, ammonito Thomas Caschetto. Rimessa dal fondo battuta da Edoardo Franceschi quando siamo al 40° minuto della prima frazione di gioco, Caschetto di testa, poi ancora Finocchiaro, lui è la meglio, Paciuti con l'esterno, grande palla per Bandirola, tu per tu con Zamariola, apre il sinistro e anche il match, Umberto Bandirola segna il gol dell'1-0, porta in vantaggio i Villans, sono 3 in 7 giorni per Umberto Bandirola, terzo assist per Paciuti in questo campionato, terzo gol per Bandirola che è il primo ad abbracciare, è l'amico di una vita, Matteo Di Savino, oggi che non è partito titolare, 1-0 per i Villans. Il primo gol della stagione nato dall'asse Paciuti Bandirola regala il primo abbraccio del Villa Park al suo numero 9 e anche il primo coro della vecchia guardia. Calcio di punizione che batte Paciuti, lungo a cercare Favur che la gira in qualche modo di testa senza però creare troppi problemi all'estremo difensore del Vanchiglia, cerca subito il passaggio corto per De Vincentis verso Betancourt, crea velocità al Vanchiglia, una delle ultime azioni del primo tempo, sponda di Re per Palumbo in mezzo a tre, cade Palumbo, il direttore di gara dice che non c'è nulla, dice di proseguire con Palumbo che è stato placcato da tre difensori avversari, con il direttore di gara che era molto vicino all'accaduto e con ampi gesti
ha subito detto che non ci sarebbero stati gli estremi per concedere il calcio di rigore al Vanchiglia. Andrà al lancio lungo Franceschi perché sta per terminare il recupero al Villa Park. Punteggio sull'1-0, però era decisivo il gol di Umberto Bandirola, effettuato ora dal numero 1 dei Villans alla ricerca di un compagno che non viene trovato. Colpo di testa ancora di Palumbo verso Re, contro Bolla, 1 contro 1, chiusura di Bolla, ancora grande prestazione del numero 3 dei Villans. Finisce ora la prima frazione di partita sul punteggio di 1-0. Primo possesso per i Villans, che avranno il compito, l'obiettivo di chiudere al più presto questo match. Bandirola all'indietro verso Reca, che cercherà il solito lancio lungo sulla destra per Venturello, il velocista sulla destra. Chiusura però della difesa, allora Finocchiaro verso Pasciuti, che aggancia il pallone, serve Reca, e poi orizzontalmente sulla sinistra verso Bolla, 1 contro 1, contro Re. Pallone all'indietro verso Macri, che sbaglia lo stop, Re lo chiude, poi Selasi, arriva Reca, provvidenziale il suo intervento a sventare il contropiede del Vanchiglia. Franceschi lungo in qualche modo, caschetto in mezzo a tre, passa in qualche modo, poi commette fallo su Campazzo. Punizione per il Vanchiglia, che batte Bissacco, gliela tira addosso, attenzione perché Caschetto era già ammonito e il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo per Thomas Caschetto, che viene espulso. Dunque prima espulsione per la Provida Franco in questa stagione e di Thomas Caschetto. Attenzione al quinto del secondo tempo, potrebbe essere il turning point della partita, con il Vanchiglia che ora avrà più di 40 minuti per agganciare i Villans sul pareggio, provare addirittura a vincerla questa partita. Intanto anche ammonito Bosticco, forse per proteste del direttore di gara. Franceschi andrà al lancio lungo quando siamo all'ora di gioco, alla ricerca di un compagno, chiude Selasi, poi Betancourt passa in qualche modo, grande giocata di testa di Betancourt che sgasa sulla sinistra, va il cross per Palumbo, Favur fa una chiusura eccezionale, poi Campazzo, e allora Favur in rimessa laterale, chiusura veramente straordinaria del nostro numero 5, rimessa laterale affidata alla Forge, che passa dietro per Bissacco, poi grande anticipo di Di Savino, che è entrato con una forza agonistica clamorosa. Di Savino va sul destro, ne salta tre, e poi contro Bissacco, ora frena, serve dietro Finocchiaro, e allora ancora Di Savino verso Bandirola, e poi serve all'indietro ancora Di Savino, che ci pensa, grande tocco per Bandirola, scavalcata la difesa, calcia sul fondo, vicinissimo al gol del 2-0 e alla seconda doppietta consecutiva. Calcio d'angolo battuto da Betancourt, allontanato il pallone di testa, poi Bissacco può andare al tiro, Murato, vogliono tutti un fallo di mano, non ravvisato il direttore di gara, allora contropiede perché c'è un 3 contro 1 che potrebbe essere fatale. Neri, Bandirola e Macri contro la Forge, 3 contro 1, Neri per Bandirola che non calcia, Bandirola per Macri, lui ci prova ma Bayat con un intervento strepitoso, estremato, gli nega il gol del 2-0. La Forge è rimessa laterale per un compagno, Neri di testa, Pasciuti all'indietro per Calosso, appena entrato, ancora Neri, 1 contro 1 contro la Forge, non calcia, rientra sul destro, ora avrebbe la possibilità ma non va alla conclusione, servizio per Pasciuti col sinistro, ci pensa sul secondo palo Mingozzi di testa, troppo centrale per Zamariola, terza occasione per i Villans, ancora lancio lungo di Zamariola per un compagno, chiusura di Macri, poi di Savino verso Pasciuti, spazio per Pasciuti, ne salta uno, salta il secondo, va al tiro sul fondo anche lui. Quarto limpido match point per i Villans in 10 uomini. Franceschi cerca il lancio lunghissimo, sta per terminare il recupero, Mingozzi non l'aggancia di testa, non riesce a tenere il pallone, il neo entrato Marco Mingozzi. Allora Zamariola, forse è l'ultima azione del match, proverà il lancio lunghissimo, il numero 1 del Vanchiglia, effettuato ora, ancora Macri di testa, monumentale in difesa, poi Mingozzi in mezzo a due, finisce qui la Provida Franca, fa 3 su 3, 9 punti su 9 disponibili, batte anche il Vanchiglia. Una grande prestazione, molto convincente per i ragazzi di Bosticco, che dopo 3 partite e alla seconda stagione in eccellenza si trovano incredibilmente primi nel girone a pari punti con la Luese. Hanno resistito, hanno sofferto anche in 10 uomini per praticamente tutto il secondo tempo e hanno avuto anche tante occasioni per segnare il gol del 2-0. L'appuntamento è fra 7 giorni per Fossano, Provida Franca, sempre Forza Villans.